Allora, abbiamo visto le sezioni principali di come poter appunto andare a compilare la nostra pratica di successione, dal frontespizio fino ai vari quadri degli immobili e altri beni, eccetera. Poi ci sono dei video tutorial specifici, ci saranno per le varie sezioni, i vari quadri. Vediamo adesso una sezione molto importante e necessaria appunto per la presentazione della dichiarazione di successione, che è quella della sezione degli allegati. Andiamo quindi sulla voce quadro G allegati, selezioniamo appunto il quadro G e qui a destra troviamo tutte le varie sezioni. Dovremo andare a inserire quello che è il documento di identità. Clicchiamo sul documento di identità, tasto destro, aggiungi. Si creerà un nuovo allegato. Qui dovremo andare a indicare la descrizione, quindi documento erede. Qui clicchiamo su Allega e andiamo a prenderci il nostro praticamente documento. Posso importare vari file, in particolare il formato file PDF. Se carico un PDF semplice, questo sarà convertito direttamente in PDF A. Ma vale lo stesso discorso anche se vado a selezionare altri formati, quindi file PNG, JPEG, tutti i formati appunto immagine, quindi per comodità io posso anche applicare tutti i file e andare quindi a cercare il mio documento, che è un documento PNG che si chiama appunto documento. Ecco qua, questo è il nostro file, apri. E carica un'anteprima del documento che può essere visionata appunto nell'anteprima, e la particolarità è quella di poter quindi andare anche a ridurre la qualità e la dimensione del documento. Infatti, l'Agenzia delle Entrate permette di inserire per ogni singolo documento una dimensione massima di 5 mega. Qui siamo abbastanza abbondantemente al di sotto, però possiamo quindi applicare un'ulteriore praticamente riduzione. Questo è comodo proprio quando vi vado a importare direttamente delle immagini, quindi come esempio 50%, se è ridotta ovviamente la dimensione. Ovviamente la qualità al 50% riduco anche la qualità dell'immagine definitiva. Forse 50% è un po' troppo, vado ad aumentare a 90%. Ok? Una volta fatto questo, il documento è stato già inserito. Quindi in questo modo posso gestire anche tutte le varie sezioni degli allegati del quadro EG.